Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar, al secondo webinar del ciclo che Formez PA e Parer organizzano nell'ambito di un accordo di collaborazione, anzi dell'accordo di collaborazione 2023-2026 sulla conservazione. E si tratta di un percorso e ogni webinar del percorso intende porre l'accento su un aspetto particolare del processo di conservazione. Come ricorderete, infatti, nel primo webinar di questo ciclo, lo scorso 31 gennaio, abbiamo parlato del piano di conservazione in ambiente digitale. Oggi continuiamo dunque il percorso intrapreso e parliamo dell'attività di selezione e di scarto dei documenti all'interno delle organizzazioni. Attività questa, cui le linee guida, sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dedicano un paragrafo, esattamente il paragrafo 4.11, paragrafo che fin dall'inizio ribadisce che i documenti informatici e le aggregazioni documentali possono essere oggetto di selezione e scarto nel sistema di conservazione nel rispetto della normativa sui beni culturali. In verità si parla di selezione e di scarto anche in altri punti delle linee guida, come vedremo, ma qui nel 4.11 c'è un paragrafo dedicato. Ma in cosa consiste concretamente l'operazione di selezione e di scarto e quali sono le differenze tra l'ambiente digitale e quello analogico? Di questo ne sapremo di più adesso andando avanti con i nostri relatori di oggi, che ringrazio fin d'ora, li vedete nel programma, e che sono Giampiero Romanzi della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna e Riccardo Righi del Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna, Parer. I nostri relatori, secondo il programma che qui vedete, ci aiuteranno, scusate, a capire di che si tratta, ci introdurranno al tema ripercorrendo anche un po' la storia e ci permetteranno di approfondire continuità e discontinuità tra selezione e scarto in ambito digitale e in ambito cartaceo, identificando anche le migliori esperienze e le strategie perché sia attuata una gestione efficace della selezione e lo scarto in ambito digitale. Mentre organizzavamo questo webinar, parlando proprio di questo tema, ci siamo chiesti però quanto questa attività di selezione e di scarto, peraltro non attività non nate ieri, siano diffuse all'interno delle organizzazioni, all'interno delle pubbliche amministrazioni. E abbiamo pensato di coinvolgervi, chiedendo a tutti voi di rispondere, da subito a una semplice domanda a cui appunto vi chiediamo di rispondere da adesso in poi nel corso del webinar. Chiedo a Stefania appunto di l'hai già lanciato, di lanciare il sondaggio. E prima di passare la parola al dottor Romanzi, concludo informandovi che materiali e registrazioni saranno disponibili all'indirizzo indicato qui nella slide. E che è la stessa pagina di Eventi PA a partire dalla quale vi siete iscritti. Vi ricordo comunque che il webinar si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di collaborazione tra Formez PA e Regione Emilia-Romagna e vi ricordo anche che, come di consueto, potete porre le vostre domande sull'argomento trattato in chat, domanda a cui cercheremo di rispondere alla fine del webinar con i nostri relatori. Do quindi adesso la parola a Giampiero Romanzi, ti prego di attivare eccolo qua, la webcam e il microfono. Giampiero ci parlerà, partirà anche con un discorso storico a partire da un regio decreto, quindi siamo tutti in attesa di questa interessante presentazione. Ti ringrazio per aver accettato di partecipare, per essere con noi e buon webinar a tutti. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Sono io che ringrazio la dottoressa Cornero, il Formez, con il quale è sempre un piacere collaborare, e il dottor Righi, che mi ha invitato del Parer a questo contributo.
accettando il quale poi io non mi rendevo conto. In effetti è stato molto utile perché riflettendo un poco su questo tema, mi sono reso conto davvero di quanto sia cruciale, di quanti e quali siano, diciamo, gli elementi che insistono quando si parla di scarto, che insistono su questo tema di varia natura. E di quanto in effetti questo tema oggi interpelli in maniera quasi provocatoria, direi, la disciplina archivistica. Perché dico provocatoria? Perché in effetti il passaggio alla produzione di documenti informatici che tutti noi abbiamo cavalcato e abbiamo gestito, in qualche modo ci porta a tornare su un tema che ormai era un pochino sotto traccia, diciamo, e io stesso, che ormai mi occupo di autorizzare scarti da più di 20 anni, devo dire, mi è servito molto ripensare a questi aspetti, perché devo dire che c'è ancora la frontiera digitale ci interpella e ci chiede di fermarci un momento per approfondire diversi aspetti e anche aspetti nuovi. Allora, io parto da lontano, come ha detto Alessandra, parto dalla considerazione del fatto che in realtà procedure di scarto dei documenti pubblici non sono nate ieri. Già il decreto 35 del Novecento, che regolava l'organizzazione degli uffici di protocollo degli uffici statali, degli uffici dello Stato, appunto affrontava il tema in maniera molto asciutta e tranchant, dicendo praticamente dopo un decennio, articolo 81, gli atti dell'archivio di deposito che più non occorrono ai bisogni ordinari dell'amministrazione passano all'archivio del Regno e sono eliminati. Che detta così lascia un po' spiazzati, no? Però poi nell'82, nell'articolo successivo, si dice che quali siano gli atti da depositare o da eliminare. Quindi si introduce già un tema di selezione, sarà dichiarato per iscritto da una commissione nominata con decreto ministeriale composta di due ufficiali superiori del ministero al quale gli atti appartengono, del direttore dell'archivio del Regno. Quindi già anche qui si prefigura quelle che poi saranno le commissioni di sorveglianza sugli archivi dello Stato e degli uffici periferici dello Stato. Questa commissione, che andava nominata con decreto ministeriale, indicherà anche se le carte da eliminare devono essere macerate, bruciate o cedute in libero uso. Nei casi dubbi deciderà il Consiglio per gli archivi. Quindi già agli albori del secolo scorso il nostro ordinamento prevedeva questa procedura, la regolava individuando de dei precisi organismi, dando in qualche modo per scontato che fosse un'attività, come dire, che stava dentro al corredo genetico della gestione archivistica, in qualche modo, no? Questo tema viene ripreso più di mezzo secolo dopo, nel DPR 1409 del 63, all'articolo 35, che è quello poi su cui ci siamo basati noi all'inizio di carriera, quando affrontavamo questo tema. Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico. Nel 63, questo DPR disegna l'impalcatura dell'amministrazione archivistica su tutto il territorio nazionale, non riguarda più soltanto gli archivi dello Stato, ma tutti gli archivi pubblici, definisce le competenze della sovrintendenza e delle sovrintendenze archivistiche e quindi mantiene, diciamo, il tratto di necessità, ecco, possiamo definirlo così, il tratto di necessità delle operazioni di scarto, regolandone appunto la procedura e introducendo il nulla osta del sovrintendente archivistico che è tuttora in vigore. Questo tipo di tratto normativo ha però creato nel tempo, e questo è molto interessante, è uno dei punti un po' qualificanti anche del mio intervento di oggi, diciamo, ha prodotto un atteggiamento che potrei definire semplificato
no? Al problema dello scarto, un atteggiamento metodologico semplificato che si basa su questa triade che ho esposto qui e che parte, cioè il punto di partenza è che cosa posso scartare. Dato atto che lo scarto è operazione come dire, necessaria tra quelle previste per la gestione documentale, che cosa debbo o posso scartare? Debbo no, perché lo scarto non è un obbligo. Vedete che anche nelle citazioni precedenti non è mai presentato come un obbligo, anche se poi ci saranno circolari anche recenti negli anni passati, in cui naturalmente in termini di costi e benefici si sollecitano le amministrazioni pubbliche a tenere conto della opportunità. No? Di scartare documentazione analogica per razionalizzare, diciamo, gli spazi pubblici, per così dire. No? Però la logica fondamentalmente è questa, cioè il dispositivo logico è che cosa posso scartare, dopo quanto tempo lo posso fare, cioè quale tempo di tenuta fisserò per scartare documenti amministrativi e il risultato di questa riflessione sono i massimali di scarto. Massimali di scarto che si presentano con una notevole semplicità di lettura ed uso. Qui ho provato banalmente, insomma, ne ho ripreso uno di un'azienda sanitaria, naturalmente non è l'ultimo, ma è uno dei precedenti, cui un'azienda sanitaria si ispirava fino a tipo una ventina di anni fa. E vedete che la struttura è semplicissima, c'è un numero progressivo sulla colonna a sinistra, l'individuazione di tipologie documentali in ordine alfabetico, quindi capite che non c'è una riflessione particolarmente sofisticata, ecco, sull'individuazione e l'elencazione di ciò che si può scartare. E un tempo di tenuta, vedete che può essere illimitato in certi casi, oppure andare a 5 anni, per esempio qui vedo adesioni a scioperi, anagrafe delle prestazioni, a parte l'autorizzazione illimitata, oppure illimitato, come nel caso appunto di autorizzazione allo svolgimento di attività sanitarie, autorizzazione al pagamento, eccetera. Quindi uno schema molto scheletrico. Che diciamo, è il risultato di quella valutazione di cui parlavo prima, insomma, di quell'impostazione logica molto primitiva, se vogliamo, che però era necessaria per poter addivenire ad operazioni di scarto legittimate, per così dire, dal nulla osta del soprintendente. Ora, a cavallo appunto della fine del secolo scorso, ormai possiamo dire così, prima con il DPR 428 del 98 e poi sistematizzato, superato e perfezionato dal testo unico sulla documentazione amministrativa del 2000, 445-2000, c'è un salto di qualità, nel senso che quando si parla di organizzazione dei depositi e di strumenti che sottendono la gestione dei depositi archivistici, diciamo che c'è un'evoluzione della proposta normativa. Vediamo l'articolo 68 del DPR, disposizioni per la conservazione degli archivi, al comma 1 recita il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di beni culturali e successive modificazioni di integrazione. Quindi capite bene che quello che era il cosiddetto massimario, che abbiamo visto in una formulazione molto, molto semplice, ma quasi tutti poi erano basati su questo schema semplificato, per così dire, il massimario diventa piano di conservazione degli archivi. Innanzitutto non è uno strumento a sé stante,
Vedete? Perché deve essere integrato con il sistema di classificazione. Questo è già un segnale molto, molto chiaro, perché vi ricordate, prima avevamo visto che le tipologie, no? Le tipologie di documenti da sottoporre a scatto erano un elenco alfabetico e quindi non avevano nessun richiamo, non avevano nessun legame con la struttura logica dell'archivio data dal piano di classificazione, cosa che invece viene richiamata nel testo unico del 2000. Quindi il testo unico dice che è necessario redigere dei piani di conservazione degli archivi, piani di conservazione dove saranno individuati non soltanto i tempi di conservazione dei documenti, ma anche l'organizzazione dell'archivio, perché questi aspetti dovranno essere contestualizzati logicamente, inglobati logicamente all'interno del sistema di classificazione, del piano di classificazione. Quindi è uno strumento integrato che in qualche modo contestualizza l'operazione di selezione e scarto nei criteri generali di organizzazione dell'archivio, cioè rimanda in qualche modo ad alla necessità, non la necessità semplice di scartare, ma la necessità di governare l'archivio di deposito, cioè di governare tutti quei documenti relativi ad affari esauriti, in maniera organica. Ora, la domanda potrebbe essere, è un caso che questa indicazione normativa faccia il paio con l'introduzione dei documenti informatici? Questa è una domanda, diciamo, che risponde a un'esigenza disciplinare. Assolutamente no, non è un caso, nel senso che è proprio, ricordiamo che questa disposizione è già nel 428 del 98. Un anno prima, nel 97, la legge Bassanini, le due leggi 59 e 127 del 1997, fissano il valore giuridico probatorio dei documenti informatici. Quindi non è un caso che proprio nello stesso volgere di anni in cui la pubblica amministrazione è legittimata ed invitata a produrre la propria documentazione in formato digitale, viene invitata anche ad adottare, quindi a dotarsi di strumenti organizzativi, di strumenti archivistici più sofisticati, più evoluti rispetto a quelli, ai tradizionali massimari di scarto. Quindi lavorare diciamo, la redazione, la preparazione, l'implementazione di strumenti più raffinati e più performanti. Pochi anni dopo, c'è la conferma del codice dei beni culturali, anche qui, già uscito nel 99, quindi vedete che la fine degli anni 90 rappresentano l'ultimo scorcio degli anni 90, rappresentano uno snodo cruciale, perché nel 97 abbiamo le leggi Bassanini, nel 98 abbiamo il regolamento sul protocollo informatico con le indicazioni che sono state poi recepite dal testo unico, e nel 99 avremo il testo unico sui beni culturali, dove questo aspetto sulla definizione degli archivi dei singoli documenti come beni culturali verrà poi ripreso, sistematizzato nel codice 5 anni dopo, nel 2004. Quindi le operazioni di scarto sono annoverate tra quelle che necessitano di autorizzazione del Ministero, lo scarto dei documenti di archivi pubblici e anche di quelli privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse storico di cui all'articolo 13. Dal quadro normativo che ho cercato brevissimamente di schizzare, discendono dei procedimenti definiti che sono distinti tra uffici dello Stato e uffici pubblici non statali. Quindi per gli uffici dello Stato le procedure di scarto sono regolate dal DPR
37 del 2001, che fissa le modalità di formazione e funzionamento delle commissioni di sorveglianza, per cui le proposte di scarto producono elenchi di scarto che vanno sottoposti alla Direzione Generale Archivi, che approva o meno l'eliminazione di questi documenti entro 120 giorni dal ricevimento della proposta. Altro caso invece è quello degli enti pubblici non statali che redigono le proposte di scarto e le sottopongono direttamente alle soprintendenze archivistiche e bibliografiche regionali competenti per territorio che autorizzano o meno o autorizzano con prescrizioni entro 60 giorni con possibilità appunto di prescrizioni o di esclusioni. Siccome il tempo è naturalmente un po' tiranno e poco, ho ritenuto opportuno non entrare nelle dinamiche analitiche della procedura di autorizzazione. Ho lasciato sotto un link alla pagina della nostra soprintendenza archivistica, laddove si illustra sia la natura del procedimento di scarto e si dettagliano le procedure con i dati che devono essere inseriti nell'elenco, eccetera, perché così avete la possibilità magari di vedere da vicino e di scaricarvi diciamo un paio di schede che illustrano meglio quali sono appunto i procedimenti di scarto. Allora, ecco. Passando dalla lettura normativa a alcune considerazioni invece disciplinari, riprendo quella suggestione che veniva dall'osservazione cronologica, no? Dell'evoluzione della legge, cioè il fatto che è stato soprattutto il documento informatico, è stata in particolare l'introduzione del documento informatico a farci ragionare in un altro modo. L'abbiamo detto spesso, ma è sempre bene ricordarlo, che il ciclo di vita documentale, che nel contesto analogico era un ciclo di vita, diciamo, pluriannuale, cioè pluridecennale, possiamo dire. Era pluridecennale, nel contesto digitale il ciclo di vita diventa, si rapprende, per così dire, e si gioca tutto in pochi mesi, potremmo dire, anzi, forse in poche ore, no? Se pensiamo che, non so, il registro giornaliero di protocollo deve essere versato in conservazione entro 24 ore, noi abbiamo già l'idea plastica di come il ciclo produzione, tenuta e conservazione di un documento informatico sia un ciclo che può giocarsi, diciamo così, nel giro delle 24 ore. Quindi l'idea che io debba presidiare simultaneamente, questo è molto importante, debba presidiare simultaneamente queste quattro fasi, quella della creazione dei documenti, quindi della produzione, quella dell'uso e del mantenimento di questa documentazione per uso corrente, per recuperare l'informazione, quella dell'archiviazione dei documenti, tenendo traccia, qui si dice, no? Tenendo traccia dei periodi definiti, di periodi definiti di tempo per la tenuta di questi documenti, e poi la decisione finale sulla distruzione o sulla tenuta nell'archivio storico dei documenti che ho prodotto. Devo dire che dopo diversi anni di digitalizzazione dell'attività amministrativa e della documentazione amministrativa, sulle prime due fasi si è lavorato molto. La firma digitale, la posta elettronica certificata, l'autenticità e l'affidabilità del documento informatico, quali sono le caratteristiche di integrità, del documento, di autenticità del documento informatico, la fase di gestione informatica dei documenti, la fase attiva, quindi indicazioni sulla tenuta del protocollo, sulla tenuta del registro di protocollo, eccetera. Le altre due fasi sono ancora, a mio avviso, un po' in ombra. Ecco, le riflessioni di oggi, il webinar di oggi va proprio a toccare la seconda parte, per così dire, di questo ciclo di vita,
Laddove devo dire io riconosco anche un certo pericolo. Qual è il pericolo e che differenzia lo scarto digitale da quello informatico? Scusate, da quello analogico? È che nel contesto analogico spesso erano le urgenze logistiche a spingermi ad effettuare le operazioni di scarto. Quindi molto spesso la necessità di liberare spazi, il fatto che il mio ente non avesse più spazi idonei a contenere la produzione documentaria, spingeva ad attivare le procedure di scarto. Nel digitale questa molla, diciamo, questa provocazione viene meno perché io non sento la congestione di una conservazione informatica e quindi non ne sento la necessità. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è, per esempio, il fatto che c'è una scuola di pensiero che dice che nel digitale si può tenere tutto, i costi delle memorie, delle masse di memoria informatica sono sempre più bassi e quindi perché attivarsi per operazioni di scarto che magari mi costano tempo e denaro, mentre in realtà potrei tenere tutto. Risparmiando quello che magari, cioè Lodolini, per esempio, diceva che ogni scarto è un vulnus all'organicità complessiva dell'archivio. Quindi c'è una scuola di pensiero che dice, ho visto anche a livello internazionale, che dice, ma ha senso produrre, applicarsi a una selezione scarto dei documenti digitali? E quindi di questi aspetti bisogna tenere conto. Appunto, il rischio, dicevo, è che il soggetto produttore, una volta inviato in conservazione uno o più pacchetti di invio in conservazione, ed è, insomma, non dico che si dimentichi, però in qualche modo non ritenga un elemento cogente quello di dover addivenire ad uno scarto di documenti, no? Di documenti digitali. Tanto più che molto spesso l'invio in conservazione comporta un outsourcing. E noi abbiamo visto che anche nell'analogico lo scarto in outsourcing è meno frequente, proprio per il fatto che non c'è un'impellenza logistica che mi provoca. I documenti non li ho nella mia sede, li ho conferiti in outsourcing, beh, non ho problemi perché io tanto ho un canone, pago il canone e quelli restano lì, anche se poi ci sono naturalmente dei costi riflessi da questo punto di vista. Ecco, io propongo invece una sequenza concettuale diversa, cioè alla luce di quello che abbiamo detto, della novità del contesto digitale rispetto a quello cartaceo, la sequenza concettuale che proponiamo è valutazione, selezione e scarto. Cioè, prima ancora di chiedermi cosa posso scartare e cosa no, quindi cosa va, che è tipica della selezione, cosa va in archivio storico e cosa invece va in un deposito ai fini dello scarto, diventa cruciale l'attività di valutazione, cioè l'analisi delle varie tipologie documentarie, delle varie serie, per decidere in termini di conservazione, identificazione dei documenti vitali, statuti, deliberi, contratti, progetti, ricerca, statistica, eccetera, del proprio archivio. Cioè il concetto va completamente rovesciato, non che cosa posso scartare, ma partire da una domanda diversa, che è quali sono i documenti vitali per il funzionamento del mio ente e per la memoria della sua attività nel contesto in cui ha operato. Questo è un aspetto cruciale, che è quello che nella disciplina anglosassone, nell'archivistica anglosassone, viene chiamato appraisal. Vi ho messo qui un paio di definizioni delle norme ISO, quindi previsto anche dalle norme ISO sulla gestione documentale, la valutazione è il processo appunto che valuta le attività per determinare quali documenti devono essere creati e gestiti e per quanto tempo è necessario tenerli. Naturalmente nel contesto anglosassone questo prende una sfumatura ancora diversa, cioè io devo valutare quali documenti inserire. No, catturare nel mio sistema corrente, ma diventa fondamentale valutare anticipatamente in maniera precoce quali sono i documenti fondamentali non soltanto per l'attività del mio ente corrente,
ma anche per dare prova ed evidenza di come il mio ente ha lavorato nel tempo e per lasciare anche in eredità alla sezione storica, diciamo, le fonti per lo studio storico delle attività pubbliche che abbiamo svolto. Questa, vedete, è la sequenza per confezionare un buon prodotto di appraisal, cioè per confezionare un piano di conservazione. Vedete che la prima è la raccolta e l'analisi delle informazioni. Quindi bisogna mettersi a tavolino prima ancora di passeggiare all'interno degli archivi di deposito e guardare subito e battezzare immediatamente cosa posso tenere e cosa devo tenere e cosa posso scartare, ma un'analisi iniziale che porta poi alla valutazione, ad un monitoraggio del mio piano di conservazione e ad una revisione che può comportare appunto anche valutazioni diverse. Ecco, questo aspetto, perché insisto sul concetto di documento vitale? Mi permetto di fermarmi un attimo. Perché purtroppo in Emilia-Romagna abbiamo vissuto due eventi particolari, il terremoto nel 2012 e l'alluvione nel 2023. Eventi traumatici, eventi catastrofici, in cui è emerso come la valutazione di cui sto parlando, in alcuni casi, diventa cruciale per uscire dalle emergenze. E in effetti, vi ho riportato alcuni brani dalle linee guida del Ministero, della DGA, per la prevenzione dei rischi e le emergenze negli archivi, dove si dice che il rispetto delle procedure previste dalla normativa in ordine allo scarto periodico rende molto più facili ed economiche tutte le operazioni di prevenzione dei danni e di recupero in caso di disastro. Noi abbiamo visto lo scorso anno situazioni in cui documenti a tenuta permanente erano conservati in scaffalature a terra, mentre 4 o 5 livelli di scaffalatura superiori c'erano documenti contabili che dopo pochi anni si potevano scartare. No? E quindi in realtà questo vuol dire che non era stata fatta una archiviazione basata sulla valutazione, sull'appraisal, perché se io avessi fatto un'archiviazione razionale, ispirata ad un buon piano di conservazione, sicuramente avrei archiviato i documenti in un altro modo. C'erano invece situazioni in cui il fango ha completamente reso inintelligibile la documentazione e coloro che avevano organizzato la selezione già nella fase di deposito hanno potuto chiederci l'autorizzazione allo scarto perché erano nella situazione in cui erano perfettamente consapevoli della natura dei documenti che ora erano inintelligibili a causa dell'alluvione. Non so, forse non mi sono spiegato, però cioè nel senso c'era una tale organizzazione dell'archivio di deposito per cui la documentazione selezionata ai fini dello scarto era già stata individuata, collocata e quindi anche nel momento in cui non avevamo altro che un ammasso di fango, era possibile dagli scaffali da cui era caduta ed era stata investita quella documentazione capire che si poteva procedere allo scarto senza perdere informazioni perché magari i tempi erano già maturati. Ecco, le linee guida che cosa dicono sullo scarto? Beh, dicono che il piano di classificazione integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri, alle regole di selezione, conservazione e lo scarto vanno inseriti nel manuale di gestione. Quindi il nuovo piano di conservazione, quello che è collegato allo schema di classificazione va riportato nel manuale. Ecco, cosa va nel manuale anche nel piano? I termini entro cui i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche devono essere trasferiti in conservazione sono stabiliti in conformità alla normativa vigente e al piano di conservazione. Questa è un'autentità, è una novità assoluta. Quindi il piano di conservazione non deve soltanto definire i tempi di tenuta della documentazione prima dello scarto, ma anche i tempi di tenuta
nel sistema attivo della documentazione informatica prima del loro trasferimento in conservazione. Voi capite che sono due dati distinti. Quanto tempo devono stare i documenti nel mio sistema attivo prima dell'invio al sistema di conservazione e quanto tempo quei documenti devono essere tenuti prima di un eventuale scarto. Tenuto conto, come si dice appunto, sempre al punto 3.8 più giù, che i documenti e le aggregazioni informatiche possono essere oggetto di selezione CARTO nel sistema di gestione informatica dei documenti. Quindi questo apre un'altra finestra e un'altra valutazione, cioè tutti i documenti che vanno in conservazione, tutti i documenti che io posso scartare devono andare in conservazione o ci possono essere procedure di scarto attivate già nella fase attiva, tenuto conto appunto di quello stretto giro di ciclo di vita documentale di cui parlavo prima. Forse sì. Allora, proprio per questo, questa è soltanto una conferma di quello che dicevo prima, ecco, proprio per questo io vi ripropongo quello che facevo vedere qualche mese fa in un altro webinar di questo tipo, dove noi abbiamo provato qui in Emilia-Romagna con la comunità tematica sui documenti digitali a, vedete, inserire in uno schema virtuale di piano di conservazione, vedete, non soltanto tempo di conservazione dell'aggregazione documentale, vedete la penultima colonna. È il classico tempo di conservazione, ma prima di quella penultima colonna c'è il tempo di permanenza delle aggregazioni documentali nel sistema di gestione, nel sistema attivo. E poi la terz'ultima è la periodicità di versamento al sistema di conservazione. Quindi voi capite che dal massimario con schema semplificato, in questo caso il piano di conservazione deve monitorare il ciclo di vita delle diverse serie archivistiche, non soltanto quanto tempo le tengo e dopo quanto tempo le scarto, ma quanto tempo io le tengo nel sistema attivo, e quanto tempo dopo io le verso in conservazione e quanto tempo dopo io le scarto. Questo perché? Perché potrebbe esserci anche un caso in cui, per esempio, se io nel tempo di permanenza delle aggregazioni nel sistema di gestione ho 5 anni, no? E la periodicità di versamento al sistema di conservazione, pure ho 2 anni e ho 2 anni anche nella periodicità dell'invio di conservazione, se questi due dati, no? Combaciano, probabilmente io effettuerò la procedura di scarto non nel sistema di conservazione, ma forse nel sistema attivo. Mi sono un pochino dilungato, scusatemi, ma ho fatto un po' tardi, grazie. Generale dei nostri partecipanti, quindi partecipanti
Passo subito la parola a Riccardo e dopo ci vediamo anche per i risultati del questionario che abbiamo visto tutti insieme dopo l'intervento di Riccardo. Buongiorno a tutti, grazie Alessandra dell'introduzione, grazie al dottor Romanzi della partecipazione. Questo ciclo di webinar iniziati la scorsa primavera sugli argomenti di piano di selezione, piano di scarto in ottica, piano di conservazione, scusate, secondo me meritavano di concludersi con lo scarto, con un capitolo, un webinar dedicato a questi argomenti. E in Regione Emilia-Romagna abbiamo iniziato a ragionare su queste cose già da un po' di tempo, e quello che mi preme più che altro, visto che poi dal sondaggio che ci sono persone che si occupano, la maggior parte di voi si occupano abitualmente di scarto, quello che mi premeva con questo intervento è condividere delle esperienze, delle riflessioni e trovare soluzioni in ambito digitale. Secondo me è complesso, però possiamo costruire insieme dei punti di attenzione e un po' un riuso delle idee, ecco, e delle riflessioni che avevamo fatto mi interessavano. La prima cosa a cui già ho visto delle domande, ma è la giusta introduzione a quello che sto per dire, ed è il motivo per cui ho chiesto poi al dottor Romanzi di fare questa introduzione sullo scarto proprio, è il fatto che dal punto di vista normativo è vero che ci sono, no, un paragrafo dedicato delle linee guida, ma tendenzialmente le logiche con cui mi approccio allo scarto tra digitale e analogico non cambiano. Non cambiano nel senso che le valutazioni sulla conservazione, le norme che incidono sui tempi di conservazione sono esattamente le stesse. Alcuni punti di osservazione tipiche cambiano, cioè si cambia la prospettiva di alcuni elementi in ottica digitale, più che alcuni, ma non cambia il contesto normativo di riferimento. Io ho fatto un intervento in cui sostanzialmente passo da questi elementi qui: norme, strumenti, riflessioni e consigli non richiesti. Soprattutto partirò dalle norme per arrivare agli strumenti, e sono inframmezzati da consigli e riflessioni. Allora, come diceva già, ha detto Alessandra, le linee guida dedicano un paragrafo, sostanzialmente l'ultimo poi, alla selezione e scarto dei documenti informatici. E lo leggiamo insieme: i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche possono essere oggetto di selezione e scarto nel sistema di conservazione nel rispetto della normativa sui beni culturali. Non ho riportato una parte, ma il dottor Romanzi, quando ha elencato nelle sue slide, un altro punto delle linee guida invece dicono, e non è in contraddizione, che lo scarto può essere fatto anche nel sistema di gestione documentale. Quindi la norma non ci sta dicendo, non si dice, cioè lascia aperto questa valutazione a noi di fatto, cioè, o meglio, ai responsabili della gestione documentale, ai responsabili della conservazione degli enti, o per dirla più in generale, al soggetto produttore su come orientarsi in quest'ambito. Nel sistema di conservazione, la selezione e lo scarto dei pacchetti di archiviazione sono definiti dal titolare dell'oggetto di conservazione, per dirlo in termini archivisti, dal soggetto produttore, e nel caso delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto indicato dal piano di conservazione. Vedete che gli strumenti archivistici ritornano in campo. Le linee guida poi proseguono con l'affidamento a terzi, che credo sia quello più diffuso, e quello per cui noi conserviamo per la maggior parte degli enti del territorio emiliano-romagnolo. Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione, le modalità operative sono concordate dal titolare dell'oggetto di conservazione e dal conservatore. Il responsabile della conservazione genera l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto, e dopo aver verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal piano di conservazione, lo comunica al responsabile della gestione documentale o del coordinatore della gestione documentale ove nominato. Sostanzialmente, qua la norma ci dice che quando è in outsourcing il servizio di conservazione, è responsabile della conservazione dell'ente
che utilizza i canali e le informazioni già nel sistema di conservazione, cioè si spera già presenti, perché se ho progettato, come diceva il dottor Romanzi, il giusto passaggio delle informazioni al sistema di conservazione, io sono in grado di utilizzare questi dati per fare le mie valutazioni sulla selezione e lo scarto. Quindi è il conservatore che utilizza le informazioni che il soggetto produttore ha prodotto in fase di creazione dell'archivio per fare le sue valutazioni inerenti a selezione e scarto. Anche qui dico un'ovvietà, quindi non è automatico, cioè non è che in digitale dico 10 anni e in automatico si cancella. Cioè il procedimento amministrativo che sovrintende lo scarto è quello identico a quello che è usato per l'analogico e quindi va autorizzato dall'organo di vigilanza, sovrintendenza nel caso degli enti territoriali e commissione di vigilanza nel caso delle organizzazioni statali. C'è una cosa però che ho evidenziato in rosso perché merita un approfondimento, cioè la norma parla sempre di pacchetti di archiviazione, non parla di documenti. E qua quindi io vi ho messo una riflessione, cioè attualmente il rapporto tra pacchetto di archiviazione e unità documentaria non è definito. Ok? Cioè in un pacchetto di archiviazione possono esserci una sola UD o N UD unità documentarie o tante unità documentarie e i criteri col quale stanno insieme devono essere noti e predefiniti. Quindi anche qui, diciamo, se anche torniamo alla slide precedente, quando la norma ci parla di il titolare e l'oggetto di conservazione e dal conservatore concordano le modalità. Vuol dire che il ruolo del responsabile della conservazione, che quando delega all'esterno e solitamente delega praticamente tutte le fasi della conservazione, il suo ruolo fondamentale c'è prima quasi di delegarla all'esterno, cioè nel verificare queste cose qui, cioè come è composto il tuo pacchetto di archiviazione, come lo tieni insieme. Oppure, se usi i tuoi criteri, io che devo scartare, può essere riformato, rigestito il pacchetto di archiviazione in modo tale da consentirmi di scartare i documenti. Okay? E questo è una cosa su cui il responsabile della conservazione, con l'aiuto del responsabile di gestione documentale, o ancora una volta più in generale dell'ente, deve interrogarsi. E deve interrogarsi prima. Cioè, non posso pensare poi che arrivi il momento dello scarto e ho il pacchetto di archiviazione viene formato con tutti i documenti della giornata, perché vuol dire che ho le determine, le delibere, insieme alle fatture, insieme agli ordinativi di pagamento e non riesco a scartarlo così com'è. Okay? Su questo rapporto che si gioca tra UD e piano e pacchetto di archiviazione, c'è un documento che è citato lì che si chiama Modelli di interoperabilità tra i sistemi di conservazione, che ha preso vita nell'ambito del lavoro del gruppo sui poli di conservazione e che si pone proprio questo problema, cioè della composizione dei pacchetti di archiviazione. In caso, proseguo sempre con le linee guida, in caso di affidamento esterno del servizio di conservazione, l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto è generato dal responsabile del servizio di conservazione e trasmesso al responsabile, questo è più per i privati, verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal piano di conservazione. Insomma, tutti questi passaggi servono semplicemente a dire, secondo me, che sostanzialmente per gli enti pubblici l'onere di scartare è del soggetto produttore. Il conservatore, l'onere che ha, e lo dico da conservatore, secondo me è facilitare il più possibile la scelta, la selezione dei documenti da scartare e quindi recepire nel miglior modo possibile, organizzare nel miglior modo possibile le informazioni che riceve dal soggetto produttore, in modo tale da predisporre canali di ricerca delle informazioni che usino i metadati del soggetto produttore per produrre l'elenco di scarto. Okay, questo è il concetto. Torno un attimo indietro e faccio una premessa, visto che questo accordo si sviluppa intorno alla comunità tematica dell'Emilia-Romagna e quindi e che il PARER conserva
la maggior parte degli, dei documenti della regione, degli enti, per gli enti territoriali della regione Emilia-Romagna, noi il problema del pacchetto di archiviazione non ce l'abbiamo, perché da noi il pacchetto di archiviazione coincide con l'unità documentaria, di fatto, o coincide con il fascicolo e contiene in quel caso altri AIP. Ma tutte queste situazioni sono già gestite, quindi mi sembrava doveroso rincuorare le persone del territorio, del mio territorio di riferimento. E questo è quello che vi ho già detto. I documenti e l'aggregazione documentale informatiche sottoposti a scarto nel sistema di conservazione devono essere trattati e distrutti anche in tutti i sistemi gestiti dal titolare dell'oggetto di conservazione. Ecco, questo nel digitale è completamente diverso nel cartaceo ed è esattamente quello che distingue in maniera, secondo me, dirompente l'analogico dal digitale. Questa considerazione che vediamo qui è frutto di alcune cose estremamente pratiche, no? Che sono sotto gli occhi di tutti, ma che forse vale la pena riaffermare. Nell'ambito cartaceo classico, come quando studiavo io all'università, c'erano le tre fasi dell'archivio: corrente, deposito e storico. Okay? Nel digitale, di fatto, quello che è archivio di deposito, tant'è che qualcuno ha parlato ancora se ha un senso nel digitale l'archivio di deposito. Viene lasciato sullo sfondo, anche le linee guida le nominano una sola volta e di solito la questione viene polarizzata tra gestione documentale e sistema di conservazione. Okay? Quello che sosteniamo, insomma, sostengo io, però questa è una riflessione personale, cioè personale del gruppo con cui lavoro, ma cercate di adattarla voi alle vostre esigenze, è che in realtà le funzioni dell'archivio deposito devono esistere ancora ed esistono ancora. Okay? E sono o devono essere annegate sia nel sistema di conservazione sia nel sistema di gestione documentale. E la scelta tra queste due cose è dettata dalle situazioni, dai strumenti che utilizzate, informatici ma non solo, e proprio da come è organizzato il vostro ente. Resta di fatto che di sicuro il sistema di conservazione non fa il match con l'archivio storico, perché riprendo l'esempio del dottor Romanzi. Quando uno dice di versare l'RGP in conservazione tutti i giorni, se io prendo il massimario dell'università, dice che l'RGP si può scartare, cioè il registro giornaliero di protocollo, si può scartare quando verso il registro annuale di protocollo. Okay? Quindi se scarto, è evidente che nel sistema di conservazione quello scarto lì devo farlo. Idem per le fatture, abbiamo tutta la normativa sul fiscale che implica diversare in conservazione le fatture e tutti i documenti a rilevanza fiscale entro determinati periodi dell'anno, no? Quest'anno si è conclusa il 28 febbraio per i documenti del 2022. Quindi scarto le fatture, okay, dal sistema di conservazione. Quindi è proprio questa fase di deposito che va in crisi. Okay? Inoltre, l'altra particolarità del digitale è che mentre nel cartaceo, quando io prendevo il mio fascicolo dal corrente e lo portavo in deposito, quel fascicolo era in deposito e non era più nel corrente. Quando facevo la selezione e lo portavo nello storico, il fascicolo cartaceo era nell'archivio storico e non era più né nel deposito né nel corrente. Col digitale questo non è vero. Cioè, portare i documenti in conservazione vuol dire, credo quasi sempre, in realtà duplicarli. Okay. Quindi, dal momento che sono duplicati, le interazioni tra questi due sistemi, cioè tra sistema di conservazione e sistema di gestione documentale, sono molto più frequenti o sono frequenti rispetto a quello che succedeva nell'analogico. E questo va predisposto, va pensato, va strutturato, va progettato, va pianificato. Per questo dice, devono essere distrutti da tutti i sistemi. Okay, quindi lo scarto non è tanto che scarto e dove scarto, il problema è allineare tutti i sistemi dell'ente allo scarto. Questo è veramente critico. Ed è qui quando il dottor Romanzi faceva la riflessione sui strumenti, dobbiamo pensarci all'inizio. Se voi leggete il progetto Inter Pares Internazionale, cioè, va pensata prima della creazione, cioè va progettata questa cosa, perché io devo sapere dove sono i documenti. Perché? Perché quando li scarto, devo sapere da dove eliminarli.
Oppure, se in un solo sistema faccio l'operazione, il procedimento amministrativo scarto, devo sapere quali altri sistemi allineare a questa scelta. Okay. Quindi, ecco, questo è quello che vi dicevo, scusate, ho messo il refuso. Bisogna conoscere il proprio archivio per scartare. Okay. Nel digitale, per conoscere, bisogna progettarlo. E si scarta sempre da un archivio ordinato. Questo purtroppo è un must che è vero per il cartaceo, col digitale va preso all'ennesima potenza, secondo me. E quindi in realtà il digitale impone a tutti i soggetti produttori, a tutti gli enti, una grossa responsabilizzazione, molto più che nell'analogico. Perché quando io devo mappare, in realtà quando non sono così definite le fasi, perché appunto posso scegliere tra fare selezione per alcuni atti nel sistema di gestione documentale, per alcuni nel sistema di conservazione, oppure scegliere, io lo faccio sempre nel sistema di conservazione, per esempio, questa scelta, questo procedimento, vuol dire che io lo metto poi in pratica con delle policy. E policy vuol dire definire procedure di come mi comporto, e torniamo al piano di conservazione che ha condiviso il dottor Romanzi, in cui c'erano queste informazioni che servono che esemplificano una progettazione del mio sistema, e poi devo formare gli utenti. Okay? Cioè, c'è necessità, indubbiamente, di formare tutti gli utenti. E questo lo saprete senz'altro meglio di me, visto che già scartate la maggior parte di voi è soggetta a scarto, comunque segue le procedure di scarto. La gestione documentale impatta su tutti gli uffici. Quindi quel piano di conservazione o il piano di gestione integrato che è stato presentato ad aprile, di fatto significa un confronto con tutti gli uffici di un ente. Okay? Quindi formare gli utenti a queste procedure è un onere che l'amministrazione ha. Progettare insieme, pianificare e formare. Ed è più difficile perché non c'è una sola strada nel digitale. Ah, questa l'avevo inserita come attenzione, ma ve la lascio qua, se non faccio troppo tardi, ve la lascio come informazione, che è spesso una domanda che viene fuori. Ecco, poi vengo un po' agli strumenti. Stante che la normativa è questa, abbiamo cercato noi di astrarre alcune caratteristiche che sono tipiche dello scarto cartaceo, di astrarle a un livello tale e di applicarle al digitale, perché hanno delle implicazioni in ottica digitale. Quindi qua siamo più nell'ottica degli strumenti di lavoro. Perché noi abbiamo fatto questa riflessione? Così condivido anche la genesi, che secondo me è un modo corretto di capire perché siamo arrivati a questa scelta. Siamo arrivati a questa scelta perché abbiamo iniziato a confrontarci con lo scarto digitale, e gli scenari che ci trovavamo di fronte erano tantissimi. Tipo, andava dal CD al floppy all'hard disk, a documenti già salvati nel sistema di conservazione, a documenti salvati sulle cartelle di rete, e via discorrendo. E trovare una policy che tenesse in piedi tutte queste cose qua era estremamente complicato, soprattutto in assenza di progettazione. E quindi abbiamo iniziato ad astrarci per trovare degli strumenti che nel digitale avessero un'applicazione diversa. Per utilizzare questi strumenti, però, dobbiamo condividere una cosa di cui ho già parlato, ma che secondo me è assolutamente necessario in ambito digitale, che è il concetto di unità documentaria. Ok? Che sostanzialmente, per fare un esempio molto terra-terra, ve lo leggo così ci chiariamo, è un aggregato logico costituito da uno o più documenti che sono considerati come un tutto unico. Costituisce l'unità elementare in cui è composto l'archivio, cioè l'unità minima, concettualmente non divisibile, di cui è composto un archivio, o in altri termini, la più piccola distinta unità di documenti gestita come entità. Può contenere componenti, come ad esempio una mail contiene allegati. Comunque, i componenti dell'unità documentaria sono gestiti come una singola entità nel sistema. Beh, questo è ISAD. Questa cosa qui in ambito digitale è fondamentale perché, mentre nel cartaceo la contiguità fisica spesso è rappresentata da una grappetta, okay? Io avevo il classico lettera di trasmissione in cui mandavo il contratto firmato all'ente con cui sottoscrivevo
cercavo una collaborazione, avevo fatto una collaborazione, ok? E quindi il concetto di documento principale allegato spesso veniva riassunto da documento. Ecco, in digitale questo crea un sacco di fraintendimenti, quindi è necessario capire che l'unità documentaria è quella che sostanzialmente il più delle volte si compone da un documento principale e tutti i suoi allegati, le ricevute e tutto ciò che ci gira intorno. Ok? E quindi un po' nel digitale, intorno a questo concetto di unità documentaria, ci sono anche i metadati, perché il semplice fatto che io sia un documento principale e tu un allegato, in realtà è descritto da un metadato. Però questa è la chiave, secondo me, con cui approcciarsi a tutti gli archivi digitali. Era una premessa necessaria per avere un lessico comune. Quindi quando parlo di scarto in ambito digitale, io parlo di scarto di unità documentarie. Allora, caratteristiche dello scarto, questo è vero nel cartaceo, ma anche nel digitale. Lo scarto deve essere irreversibile. Cioè, intendiamo irreversibilità come l'impossibilità di ricostruire o risalire alla forma o al contenuto di un documento, di una serie, di un fascicolo una volta eliminati. L'irreversibilità garantisce al soggetto produttore che il contenuto e la forma del documento eliminato non siano più desumibili. Cioè l'ente deve farci conto su questa cosa. Ok? Questo nel cartaceo mandavamo al macero ed eravamo tutti, diciamo, certi che fosse irreversibile. Dobbiamo avere la stessa contezza nel digitale. E qui torna la disposizione delle linee guida, di sapere questi documenti dove sono, in tutti i sistemi, perché deve essere irreversibile. Se anche è presente in un solo sistema, non è irreversibile. Quindi, questo le riflessioni. Il processo di istruzione deve riguardare tutti i duplicati informatici del documento, censire i sistemi in cui il soggetto produttore conserva i propri documenti duplicati e darne conto nel piano di conservazione o nel piano unico della gestione documentale. Su questo abbiamo già detto un sacco di volte, quindi non ci tornerei. Però il concetto di irreversibile applicato al digitale si scontra anche con un'altra realtà che può sembrare banale, magari lo è, che però va gestita anche questa, cioè il concetto di backup. Ok? Cioè, tutti i sistemi digitali, per esempio anche il mio di conservazione, ha un backup, cioè la facoltà di ripristinare. È ovvio, quando io quindi, se io devo mantenere il concetto di irreversibile, devo eliminare quell'unità documentaria anche nei backup, perché sennò non è irreversibile il procedimento. Cioè, posso tornare indietro, o meglio il processo, posso tornare indietro. Quindi di fatto però eliminare dai backup l'unità documentaria è un processo che potete anche testare, cioè solitamente ha un costo folle e quindi non è mai conveniente. Quindi quello che possiamo dire è che il processo è irreversibile quando il backup contenente unità documentaria scartata dal sistema di produzione viene sovrascritto. E quindi è importante conoscere le policy di conservazione dei backup degli oggetti su cui faccio lo scarto. Okay? Di fatto, quindi, nel digitale, l'eliminazione del documento dai sistemi correnti, inibizione della possibilità di accesso, è un momento. La rimozione dei documenti dalle copie di sicurezza, che è già un accesso molto limitato, certe volte non è neanche immediato, cioè per ripristinare il backup devo eseguire un processo, non è che posso accedere al backup e lo vedo, però è un momento successivo. Okay? E di questo noi dobbiamo essere consapevoli, perché quando progettiamo tutta la filiera, questo è un elemento che ci deve essere noto. Caratteristiche dello scarto. Puntuale, cioè, come diceva il dottor Romanzi, noi nel cartaceo scartavamo quando scoppiavano le stanze. Qua più che il digitale, io direi che il GDPR, e su questo potete recuperarvi per esempio il webinar precedente dove i colleghi della provincia autonoma di Trento hanno illustrato alla perfezione come il GDPR abbia inciso nella loro operatività, no? Puntuale però è la parola chiave. Cioè la laminazione dei documenti deve avvenire in modo puntuale, ossia nel rispetto del piano di conservazione e secondo le procedure descritte nel manuale di gestione documentale dell'ente. Procedere allo scarto in maniera solerte è fondamentale, poiché in ambito digitale il mantenimento della documentazione ha un costo, sostenibilità,
Ecco, anche qui io mi schiero, no? È vero, il dottor Romanzi raccontava che salviamo tutto all'infinito. In realtà sono già diversi anni che i server, per esempio, producono più CO2 degli aeroplani nel mondo. Okay? E quindi noi, e soprattutto le generazioni future, si confrontano molto con la sostenibilità, quindi col concetto che si deve scartare. Inoltre, la permanenza all'interno dei sistemi di materiale destinato all'eliminazione genera, ancor più che in ambito cartaceo, confusione nella fase di ricerca, efficienza operativa. Cioè, non scartare rende inefficace il mio archivio, perché cerco all'interno di tantissimi documenti che dovrebbero essere soggetti a scarto. Infine, la puntualità ha conseguenze sul piano delle retention policy previste dalla normativa sulla protezione dei dati, minimizzazione dei dati. Quindi questa cosa qui del puntuale in realtà ha un aspetto. È vero che la minimizzazione dei dati esiste quando ha a che fare con i dati personali e non tutti i documenti hanno a che fare con i dati personali, ma anche qui è la progettazione a monte che mi dice cosa c'è e cosa non c'è. Completo. Lo scarto deve riguardare l'unità documentaria nella sua interezza, comprendendo i metadati e le ricevute ad esso collegate. Relativamente ai metadati, sarebbe bene effettuare una valutazione per decidere quali conservare e quali eliminare. Cioè, anche qui il concetto di progettazione torna sempre, no? Inoltre, completo fa riferimento anche alle ricevute. Per esempio, io ho visto diversi casi in cui le ricevute PEC, banalmente, di un sistema di protocollo, sono conservate in maniera disgiunta rispetto alle unità documentarie. Ok? A parte che la ricevuta PEC di consegna contiene il documento nella sua interezza, quindi se io scarto il documento che ho inviato, di fatto anche il primo punto, l'irreversibilità, è in crisi se tengo la ricevuta, perché dentro la ricevuta c'è quasi sempre il documento per intero. Quindi, per essere completo, io devo scartare anche tutte le ricevute ad esso collegate che attengono a quell'unità documentaria. Okay? Non basta che io scarti il documento, e visto che quando spesso progetto la conservazione dico ah, l'unità documentaria la metto di qua, la ricevuta di là, dobbiamo avere in qualche modo contezza del fatto che le due cose siano collegate, abbiano dei legami e che se scarto una devo scartare anche l'altra. Okay? Riservato, questo era tipico dell'analogico e vale anche per il digitale, cioè anche in ambito digitale lo scarto deve essere riservato, ossia non deve essere data facoltà di accesso non autorizzato durante questa fase. Se per procedere all'eliminazione è necessario consentire l'accesso alla documentazione ad utenti ulteriori rispetto a quelli previsti, questo va gestito e documentato. Infine, caratteristiche dello scarto deve essere documentato. Dicevo che almeno a nostro avviso, il processo è molto meno chiaro rispetto all'analogico e va definito da noi, cioè va definito da noi dove eseguo lo scarto, quando eseguo lo scarto, cosa verso in conservazione, quando verso in conservazione, tutto questo va documentato. Le procedure di scarto quindi devono essere corredate da documentazione prescrittiva, tutto quello che riportate nel manuale di gestione documentale, e da documenti di testimonianza. Per documenti, per il primo il punto di riferimento è, oltre alla normativa vigente, il piano di conservazione indicante scelte e modalità tempistiche sul procedere, su come si fa lo scarto. Il secondo punto fa riferimento a tutta la documentazione prevista dal procedimento amministrativo dello scarto, elenco di scarto, dialogo con gli organi di vigilanza, provvedimenti di attuazione e verbale di istruzione che deve esistere per il cartaceo come per il digitale. Sul documentato, alcune riflessioni. Gli elenchi di scarto vanno predisposti con la massima cura, saranno l'unico documento che reca traccia della memoria distrutta. Questo è il famoso paradosso della conservazione. Niente è più ben descritto della memoria distrutta, e qua cito Isabella Zanni Rosiello. Quindi su queste cose, sul poi tenere, conservare, tutto ciò che ha portato allo scarto è fondamentale. Inoltre, le linee guida ci dicono che l'operazione di scarto viene tracciata sul sistema mediante la produzione delle informazioni essenziali sullo scarto, inclusi gli estremi delle richieste di nulla osta allo scarto e il conseguente provvedimento autorizzatorio. Quindi già le linee guida ci dicono anche su questo, sul documentare proprio. Io qui vi riporto un elenco di scarto modello per il digitale, che è una trasposizione di quello cartaceo, togliendo le cose che non servono nel cartaceo, trasponendo quelle che servono al digitale.
e aggiungendone qualcuno in più. Qua c'è l'elenco leggibile. In particolare, come nel cartaceo abbiamo la quantità, abbiamo la classificazione, abbiamo i tempi di conservazione, la tipologia, gli estremi cronologici, il peso è ridotto in kilobyte o gigabyte. Abbiamo concordato col dottor Romanzi un'indicazione su formati, perché questa può essere una valutazione in ambito digitale su cui, e non c'è nel cartaceo, su cui io poggio dei ragionamenti. Se ho un tot di documenti la cui formattazione e ci sono, cioè, c'è già cosa di fine anni 2000, mi diceva una collega che è anche qui presente al webinar, ci sono dei CD che non riusciamo più a leggere. Il contenuto di quei CD non riusciamo più a leggere. Sappiamo che non è informazione, non è documentazione normalmente soggetta a scarto, ma noi quelle informazioni ad oggi non riusciamo a tirarle fuori. Su questo possiamo fare una valutazione e tenuto conto di tutto il contesto, questa è una scelta archivistica molto complessa, quindi non prendete come immediatamente applicabile al vostro mondo, cioè ci sono un tot di ragionamenti, adesso la semplifico, però possiamo fare una valutazione se scartarla o meno e a sua volta la soprintendenza può fare una valutazione se autorizzare o meno questo tipo di scarto. Però ci sembrava corretto che questa informazione fosse resa evidente, perché è un qualcosa su cui può nascere un dialogo e un confronto con la soprintendenza, con l'organo di vigilanza. Consigli non richiesti, io sono a fine del mio tempo e siccome ci sono una marea di domande e siccome ci sono delle slide potrete e non necessitano questi consigli non richiesti, sono molto spot, potete leggerli dalle slide, passerei la parola ad Alessandra per le domande e tutto il resto che ne segue. Vi ringrazio dell'attenzione. Interessanti, assai interessanti discussioni e scambi tra i partecipanti, tra cui vedo anche Gabriele Bezzi che ha già partecipato con noi nel tempo a numerosi di questi webinar, che saluto, colgo l'occasione per salutare e ringraziare anche per gli interventi che sta facendo in diretta. E dunque, intanto invito anche Gian Piero ad unirsi a noi per poter rispondere a qualcuna di queste domande. In realtà sono davvero, davvero tante, e poi anche a commentare brevemente i risultati del sondaggio che prego Stefania di rimandare. Grazie Stefi. Eccoli qua. Allora, le domande sono veramente di vario genere, sono richieste di precisazioni. O di approfondimenti, oppure anche molto un tema molto presente è quello del rapporto col GDPR, sul rapporto tra, appunto, tra lo scarto e la cancellazione dei dati personali. Un altro dibattito che c'è stato online è stato relativo appunto alla presenza nei documenti di link di riferimenti a web transfer, di come gestire queste presenze nei documenti. Allora, vi inviterei adesso tutti e due intanto a cominciare col commento e poi rispondere a delle prime domande e poi per poi lasciare il resto delle domande eventualmente a un successivo webinar che con Riccardo avevamo pensato di organizzare per intorno a maggio. È proprio un webinar dedicato a rispondere proprio alle vostre domande che potremo prendere da queste, quelle che magari non riusciamo a soddisfare adesso, e anche a domande che potrete inviarci e poi vi faremo sapere come, insomma, nell'invito al prossimo webinar. Prego Gian Piero e Riccardo, chi vuole cominciare? Gian Piero? Sì, se Riccardo mi permette, io introdurrei un elemento di metodo o due per il momento. Cioè, intanto, alla luce anche della filosofia che ho cercato di illustrare, abbiamo capito tutti che è un tema molto complesso, no? Io direi che siamo tutti d'accordo nel dire che il tema è complesso, è frastagliato, non abbiamo un'esperienza
fattuale tale da poterci permettere di dare indicazioni operative molto definite, no? E quindi benvengano altri approfondimenti e altre illustrazioni di questo tema, magari anche condivise, cioè nel senso con casi di studio. Le due raccomandazioni, ecco, sono due brevissime raccomandazioni che ho pensato di fare solo. Primo, appunto, no, a fronte della complessità delle operazioni pratiche di scarto informatico, c'è tutto il tema dell'appraisal, c'è il tema della valutazione che ho cercato di introdurre, sul quale invece si può lavorare da subito. Cioè, nel senso, qualcuno, ho visto che qualcuno nel seminario ha detto: ma forse mi sembra un po' complicata la cosa, per il momento lasciamo le cose così e dedichiamoci. Ecco, sono d'accordo con questa, con la valutazione di questa collega che ha detto: dedichiamoci, mettiamoci a tavolino e cerchiamo di costruire un piano di conservazione a partire dall'identificazione dei documenti vitali, cioè di quelli che sicuramente sono necessari nel tempo illimitato alla mia amministrazione. E anche quelli, così rispondo anche ad un'altra domanda, anche a quelli che vanno a costituire, andranno a costituire l'archivio storico. Cioè, qualcuno ha chiesto: ma devo mettere nel piano tutte e due le tipologie? Certo, il piano di conservazione deve mappare tutte le aggregazioni informatiche che l'ente produce, definendo per ciascuna il tempo di tenuta. Quindi il piano di conservazione è un piano integrale, no? È un piano che non illumina solo alcuni aspetti del mio sistema, ma li deve illuminare tutti, cioè tutta la mia produzione documentale deve essere sottoposta a questo vaglio. Quindi il mio consiglio è: partiamo con la fase di valutazione, cerchiamo di capire quali documenti servono e quali no. La seconda è quella relativa. Alcuni parlano del GDPR, registro dei trattamenti, quando il dato personale non è più necessario all'uso amministrativo, deve essere in qualche modo distrutto. Ma diciamo, la valutazione sui tempi di tenuta è sempre il mix di due istanze distinte ma intrecciate. Il valore giuridico, amministrativo, legale, contabile, fiscale della documentazione che ho prodotto, punto primo. Punto secondo, il valore storico-culturale di quello stesso documento. Voglio dire che un documento potrebbe tranquillamente esaurire le sue potenzialità giuridiche, amministrative, fiscali, contabili, eccetera, ma non per questo essere distrutto, perché ha una valenza storico-culturale tale per cui io la devo tenere nell'archivio storico. È questa la logica dell'autorizzazione delle soprintendenze. Cioè, un ente ha valutato che le multe, diciamo, le sanzioni del codice della strada, dopo 5 anni, no? Le sanzioni al codice della strada risolte, cioè le multe fatte ai cittadini pagate, dopo 2 anni, dopo 5 anni le scarta e dice a me soprintendenza: guarda che per me questa tipologia documentale, questa serie, cioè la serie delle sanzioni al codice della strada, per me dopo 5 anni sono scartabili, io non me ne faccio più nulla. A questo punto la soprintendenza però potrebbe eccepire il fatto che quella documentazione non più utile ai fini giuridico-amministrativi ha però una valenza storico-culturale per cui non può essere distrutta. Quindi questo è molto importante perché anche nel discorso della privacy, perché anche in termini di privacy la cancellazione del dato personale ha comunque una riserva. E qual è la riserva? Che quel dato può essere rilevante ai fini storici. E questa è un'istanza di natura costituzionale, eh? Cioè la tutela del patrimonio artistico, storico e culturale della nazione è un'istanza di articolo 9 della Costituzione. Quindi non è che il GDPR tranchant permetta di scartare tutti i dati personali che io non utilizzo più, perché ci potrebbe essere sempre una riserva di interesse culturale insita nel documento stesso e nei dati che il documento reca. Non so se mi spiego. Quindi è sempre una valutazione che deve intrecciare questi due elementi. Sul secondo la soprintendenza può dare una mano, sul primo invece è l'ente produttore che dice: a me non serve più. Non so se è stato utile.
chiarire. No, secondo me è chiarissimo. Io adesso faccio un intervento sul GDPR, in generale. Allora, la valutazione secondo me, su cosa si conserva in maniera illimitata e cosa si scarta è proprio la valutazione archivistica, dove ci vuole l'esperienza di un archivista che ne ha viste tante, ci vuole la collaborazione, ci vuole il massimo area di scarto, ci vuole interagire, perché è una valutazione che travalica il concetto di utilità ai fini amministrativi, contabili, fiscali, giuridici, eccetera. Nel momento in cui si opta per lo scarto, cioè questa valutazione, la risposta è: avrà un valore storico? Mi conviene tenerla? Lì i termini, e recupero Gianni Penso Doria, che secondo me è stato illuminante, sono quelli pregiudiziali, cioè sono quelli del ricorso. Ok? Poi dopo come si sviluppano i tempi, cioè lì a quel punto, una volta che la valutazione archivistica storica è stata ok, questo non mi serve per sempre, la tempistica è data proprio dai tempi pregiudiziali, cioè di come posso fare un ricorso. Detto questo, emergeva bene, per tornare al collegamento col GDPR, dai colleghi del Trentino, che due cose. Uno, noi non è che ci occupiamo di tutti i dati del mondo sul database, cioè noi ci occupiamo dei documenti. Quindi le altre cose del GDPR non sono sempre connesse a questo ragionamento. Due, se il tempo di conservazione è pregiudiziale, non è che è il GDPR che mi dice quando scarto. Cioè, se il tempo di conservazione, se il massimale è stato fatto bene, quindi c'è il termine pregiudiziale, è il GDPR che recepisce il massimale di scarto. E infatti, i colleghi del Trentino, quando l'hanno presentato, questo hanno fatto, cioè il GDPR, il registro dei trattamenti, che ha recepito le indicazioni del manuale e non il contrario. Cioè, su questo dobbiamo essere chiari, secondo me. Cioè, io la vedo molto così, non so, Giampiero, se condividi questa impostazione, però non è che siamo a guida GDPR perché adesso lo diciamo 100.000, lo nominiamo 100.000 volte, è l'esatto contrario, cioè se un elenco di scarto è fatto bene, tiene conto dei giusti tempi, è quello a guidare il GDPR, perché se io per legge devo tenere le fatture 10 anni, non è che perché sul registro dei trattamenti ho scritto 5 che scarto le fatture, bisogna che sul registro dei trattamenti scrivo 10 anni, 10 anni più tutto il tempo di procedura di scarto che ho documentato nel mio manuale di gestione, e che ho indicato su come procedure, quindi non sono neanche 10 anni, perché ragionavamo ieri che poi c'è negli esempi una fattura del 2014, se sono bravissimo come ente e faccio tutto il procedimento e mi va bene, 10 anni di conservazione classico per il contabile, la scarto a settembre-ottobre 2025, quindi non è che la scarto poi a giugno 2024, la scarto più di un anno dopo. Questo dobbiamo esserne consapevoli, secondo me, quando scriviamo le procedure, quando comunichiamo col DPO, che non è responsabile del trattamento, ma è colui che ha il polso del lato GDPR, è una cosa che dobbiamo esserne consapevoli, mi verrebbe da dire. Bene, Sì, sono grazie. d'accordo, sono Sì, Giampiero, d'accordo. No, sono d'accordo con vogliamo. Riccardo, nel senso che quando un ente fa la procedura di selezione, valutazione e selezione e definisce i tempi di tenuta minimi, cioè se voi guardate i piani di conservazione più recenti, sono già minimi e quindi in quella definizione ci sta già la valutazione che io ho fatto delle mie necessità giuridiche, dove ci sta dentro anche il GDPR. D'accordo. Dunque, credo, insomma, che stiate rispondendo sia nello specifico sia nel frattempo tra le righe rispondete, vedo che rispondete anche ad altre domande, quindi benissimo. L'altro argomento, se avete qualche argomento specifico che avete visto voi, potete Sì, proseguire, rispondo alla altrimenti. prima domanda, non so se avanza. I Ah, tempi di conservazione sono cambiati con il ecco. digitale? No. Cioè, per tutto quello che abbiamo detto, no, no, sono gli stessi, diciamo. Poi la seconda domanda è come vengono seguite, che è un po' ambigua come formulazione, come vengono seguite le linee di guida di conservazione di Agid, e poi ce n'è anche un'altra dello stesso tenore che dice: ma dobbiamo usare solo le linee guida Agid oppure integrarle? E quindi un'altra domanda di questo genere, sempre relativa, ma credo che in qualche modo abbiate No, c'è risposto una anche nel domanda procedimento. sull'intelligenza artificiale,
Domanda, ma si è già pensato di Esatto, sì. utilizzare l'intelligenza artificiale per la gestione dello scarto e della documentazione della PA e definire linee comuni per i diversi enti? Beh, diciamo che tutti. Allora, io non ho contezza di intelligenza artificiale utilizzata per lo scarto, okay, quindi io non ne conosco di questi progetti. Forse Definire qualcuno linee dei comuni per partecipanti i diventi. può aiutarci. Per i diversi enti, direi che ogni massimario di selezione scarto presente nel sito di GIA è frutto di un lavoro comune di diversi enti e quindi quello è un punto di partenza comune. Sull'intelligenza artificiale, a me viene da dire che lo scarto, la selezione dello scarto in un ambiente costruito correttamente, cioè progettato ab origine con tutte le logiche che ci ha spiegato Giampiero prima, non serve l'intelligenza artificiale. Cioè è deterministica la cosa. Okay. L'intelligenza artificiale può sicuramente entrare e subentrare in progetti dove c'è stato meno presidio, meno attenzione. Certo è che appunto l'intelligenza artificiale va presidiata, non è che perché poi l'ha fatto l'intelligenza artificiale, ok, anzi, è già stato stimato in miliardi e miliardi di euro il costo dei danni che farà l'intelligenza artificiale se non monitorata. Però sicuramente potrebbe essere uno strumento utilissimo di guida per un lavoro altrimenti impossibile, ecco. Invece non so se avete letto appunto la parte, la discussione sui link presenti nei documenti, come andare, come vanno in conservazione, anche link a web transfer. Non so se avete avuto modo No, questa di parte qui no. Io ho seguire. visto, questo torna sempre nel corso del link, eccetera, ma la normativa prevede che la trasmissione di documenti possa essere effettuata anche con quella modalità ipertestuale, no? Quindi non è tanto il problema di come me lo trasmetto, qui siamo in un problema di modalità di trasmissione del documento. È una modalità diversa, no? Però il problema è come catturo, no? Cioè, e una volta che io ho catturato il documento e lo metto nel sistema, io ho fatto il mio lavoro. Quindi in realtà ricordiamoci cosa dicono le linee guida, le caratteristiche di affidabilità e di autenticità dei documenti informatici sono garantite oltre che dagli elementi appunto di firma digitale, di trasmissione, eccetera, anche con la presenza, diciamo, la gestione di questi documenti all'interno dei sistemi di gestione dei documenti, di informatica dei documenti. Quindi il problema non è come me lo trasmettono, è come lo gestisco, cioè il fatto che io possa scaricarlo sul mio sistema e gestirlo con le procedure classiche. Almeno io la vedo così, forse non ho capito se ho capito bene la domanda. Credo che fosse relativa al fatto di come possono andare in conservazione appunto i documenti presenti nei link, ma credo che sia impossibile se non Ma ci sono. se il documento presente nel link è utilizzato ai fini amministrativi, diventa un documento amministrativo informatico, sta in un sistema di gestione informatica dei documenti, io l'ho trattato e quindi ha lo stesso destino di quelli che ho ricevuto in modalità più tradizionale, no? Certo, Riccardo, Sì, ne visto che stai abbiamo vedendo 4 altri, minuti, ne immagino. stavo leggendo Vai. alcune. Sì, c'è ancora il sondaggio, Una che però sì, è. procediamo con le. Ah, sì, scusa, Ingveld. Vabbè, comunque, se la definizione dei pacchetti non è quella ideale, il servizio di conservazione è già partito, che possibilità avete per correggere, ricreare i pacchetti di archiviazione nel modo corretto? Cioè, le linee guida stesse prevedono, cioè dicono proprio a un certo punto si creare il pacchetto di archiviazione per lo scarto, quindi prevedono il fatto che sia possibile, ma anche OIS prevede questa possibilità là. La contempla e bisogna tracciare come è stato modificato il pacchetto, che strada è stata presa, ma bisogna ricreare il pacchetto se questo è. Direi che siamo un po' obbligati. Un'altra domanda è: in caso di scarto di un documento, tale documento deve essere eliminato anche dai documentari di riferimento, ma l'eventuale buco nel registro non crea problemi da un punto di vista archivistico? Ma cioè, credo che il concetto sia se io sostanzialmente cancello un documento dal registro di protocollo, poi però non ho più la registrazione con cui faccio la ricerca. Questo dipende, potrei anche cancellare sulle file e tenere i metadati di registrazione, per esempio, cioè perché in quel caso quelle informazioni non attengono solo al documento, ma attengono a un altro documento che si chiama registro di protocollo, che non è soggetto a scarto. Quindi
semplicemente posso dire questa cosa. In alternativa, se cancello, considerate che comunque il registro di protocollo è in conservazione, quindi il buco non lo creo, perché in teoria a quel punto devo sapere che il registro di protocollo ufficiale è da un'altra parte e non semplicemente sul sistema in linea. Sono due scelte valide. Io toglierei meramente i file e tutte le informazioni, lascerei le informazioni obbligatorie per il DPR 445 del 2000, perché cioè, vanno a costituire un altro documento che non è soggetto a scarto, che è il registro di protocollo. Ti Bene, concordo. grazie. Allora, vogliamo intanto dare un'occhiata a se non avete visto altre domande che rimandiamo magari appunto al Dico webinar che vi solo questo, avevo. Alessandra, se permetti. Vedo Sì, in diversi prego. interventi quest'idea dei file system, di cartelle Sì. di rete e cose di questo tipo. E qui il problema, appunto, ripeto, è mantenere efficiente, ripeto, un sistema di gestione informatica dei documenti che è al singolare. No? Se il sistema di gestione informatica dei documenti fossero stati i file system, il legislatore diceva: i documenti che avete sui vostri computer, sulle vostre macchine e sui vostri server possono essere. In realtà non è così. Quindi, in alcuni casi, il tema è a monte. E qui è molto utile l'archivistica anglosassone, perché quando dice appraisal, dice. La valutazione non soltanto di quello che tieni o scarti, ma la valutazione di cosa è documento e cosa no. Siamo sicuri che dentro i file system ci siano tutti records, cioè documenti amministrativi informatici? Forse ci sono solo documenti informatici di cui abbiamo fatto uso, ma che non hanno un valore amministrativo rilevante. Se invece l'avessero questo valore e questo documento riposasse solo nel file system e non nel sistema di gestione informatica dei Sarebbe un documenti, allora errore. ci sarebbe un problema. È un problema alla base, Io sì, ma la stessa cosa sono ancora funziona. più talebano, cioè nel senso che secondo me, appunto, lo scarto, per tornare al mondo anglosassone, riguarda i record e non i document. Record è ciò che sta nel sistema di Certo. gestione documentale o è tracciato tra repertori e altri registri nell'allegato del manuale di gestione documentale. Lì ci sono i record, di quelli parliamo di scarto. Il resto, secondo me, non siamo nell'ambito dello scarto. È molto talebana come cosa, molto rigida, però veramente col digitale, se non ci diamo queste regole qui, impazziamo senza concludere niente, ecco. Va bene, vi ringrazio. Allora, un cenno brevissimo al sondaggio, visto che abbiamo avuto dei risultati, diciamo, relativamente positivi, per cui vediamo che le organizzazioni che gestiscono procedimenti di selezione e scarto sono 59%, e mentre saltuariamente il 16%. Quindi abbiamo superato il 50%, almeno in questo nostro contesto, che insomma mi sembra sempre piuttosto numeroso e in qualche modo rappresentativo, visto che siamo arrivati, non so quanti hanno risposto, ma insomma mi sembrano tanti, e comunque come partecipanti siamo arrivati a un certo punto a oltre 900, 930. Quindi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio veramente per l'enorme partecipazione per tutti i partecipanti che ci seguono sempre con tanto interesse, ringrazio molti relatori e tutto appunto Stefania e Tiziana che mi hanno supportato, Stefania Mulas e Tiziana Rodi che mi hanno supportato.